Giornalista da sempre appassionata di scrittura e alfiere del lavoro. Benvenuta, benvenuta a Francesca Venezia. Grazie, giornalista, grazie, scrittrice, grazie per essere in nostra compagnia. Ci diamo del tu, non solo perché siamo colleghi giornalisti, ma perché ci conosciamo, grazie alla nostra professione, da non quantifico, se no, sei non d'accordo, gli anni. Ma da un bel po', perché abbiamo lavorato fianco a fianco per lungo tempo e quindi ti chiedo subito, in relazione a Rosso Vergogna, che è appunto il tuo secondo romanzo, che è stato appena pubblicato, di che cosa si tratta, di che cosa ci parla, domanda da tre, e questo è il romanzo appunto di Francesca Venezia, edito da Nolica Edizioni. Ce lo puoi anticipare? Certamente, vi dirò non tantissimo perché è importante non spoilerare, perché Rosso Vergogna è un giallo noir che è ambientato a Firenze e che coinvolge molto anche il mondo dei media fiorentini. Infatti, come già nel primo romanzo, la protagonista è una giornalista. Questo non l'ho cambiato, forse c'è un po' di nostalgia per il vecchio mestiere. Può darsi, diciamo. Ma poi parleremo di quanto c'è di, diciamo, vero nelle tue opere, Francesca? D'accordo. E comunque la vicenda praticamente ha origine da una morte improvvisa proprio all'interno della redazione di un quotidiano fiorentino. Si accascia al suolo e muore una giovane bella cronista, Tiziana Barbagli, e la collega e amica che tenta invano di soccorrerla immediatamente, Bianca Barattolo, cercherà poi di andare dietro le apparenze e quindi scopre una verità diversa dietro questa morte che è stata giudicata da tutti come dovuta a cause naturali, in primis dai soccorritori che sono intervenuti appunto in redazione. Quindi la ricerca della verità coinvolge svariati personaggi che fanno parte della vita presente e passata della Tiziana Barbagli e della stessa Bianca, e si susseguono gli incontri, si moltiplicano i fronti di indagine, le indagini sono svolte parallelamente dagli uomini della squadra mobile della Questura di Firenze, ma anche dalla stessa Bianca e dai suoi colleghi di redazione che sono direttamente coinvolti nella vicenda, e vengono alla luce anche una serie di intricate vicende personali che fanno da sfondo alla narrazione e alle indagini, e poi alla fine diciamo che la verità si scoprirà soltanto dalla viva voce del colpevole, in una vicenda che appunto intreccia passato e presente e che unisce, diciamo, il destino di persone, famiglie anche lontane nel tempo e nello spazio. Quindi tanto spazio alla trama, agli intrecci, ai colpi di scena, a margine, visto che tanto è coinvolto anche il mondo dei media fiorentini, anche, diciamo, lo spunto, una qualche riflessione se non critica a i possibili effetti aberranti di un certo tipo di giustizia che può essere veicolata dagli organi di informazione in una società ormai appunto perennemente connessa, in cui lo sappiamo appunto che spesso i processi si discutono prima sui media che non nelle aule del tribunale. È una vecchia prassi, esattamente, molto occidentale. E lì, diciamo, che offre, cioè, anche uno spunto di riflessione en passant all'interno di una trama appunto molto più articolata. Bene, allora questo mi sembra un buonissimo inizio, poi devo dire, io provo un grande piacere ad avere ospite Francesca Venezia, anche perché la vedo parlare con la sua naturale disinvoltura di fronte alla telecamera e mi ricorda i bei tempi trascorsi. Questa, come dire, è una nota di colore che aggiungo volentieri. Allora, Francesca, seconda domanda. Appunto, non entriamo troppo nei dettagli della trama, perché giustamente gli amici a casa poi sono anche amici lettori e quindi, insomma, vogliono anche godere del giallo, però ti chiedo qualcosa di più sui personaggi, domanda da due. Allora, i personaggi, diciamo che per parlare in generale, diciamo che i personaggi ci sono, allora, giornalisti, abbiamo detto, inquirenti, investigatori, magistrati, legali, una psicologa che ha nozioni anche di criminologia, e poi ci sono chiaramente tutte le persone che fanno parte delle vite personali dei personaggi, quindi alcuni genitori, gli amori, gli amici, eccetera. E si contrappongono, direi, le personalità, quelle più forti, più sicure di sé, più piene di sé, con le personalità più fragili e incerte. Spesso a guardarsi un po' con diffidenza in Cagnesco sono proprio quelli più pieni di sé, tra di loro, perché chiaramente
lo spazio è troppo piccolo quando l'ego è troppo grande di due persone messe insieme. Non c'è dubbio, ogni riferimento a cose o persone è puramente casuale. Poi nel mondo del giornalismo, figuriamoci. Ma nessun ruolo appunto in questo libro è fisso, come forse anche un po' nella vita. Infatti, come spesso accade, capita che nell'avvicinarsi personaggi, anche quelli più diversi e che si guardavano con maggiore diffidenza, in realtà poi si scoprono più simili, meno differenti da quanto le apparenze potevano dire. Poi capita che le personalità, anche quelle più univoche, poi alla fine finiscano per mostrare anche dei lati più sfaccettati di sé. E poi ci sono chiaramente i fatti della vita che, impietosi, improvvisi e potenti, arrivano a minare le certezze di chi era convinto di averne e invece magari a regalare un po' più di consapevolezza a chi si sentiva un po' più inconsistente. Quindi si può assistere appunto anche a dei veri e propri ribaltamenti di ruolo all'interno appunto della narrazione. E tu sai che ci sono queste frasi così un po' da cioccolatino, da foglietto dentro il cioccolatino, che girano su internet, ma a volte sono anche interessanti. L'altro giorno ne leggevo una che diceva: la vita è quella cosa che ti succede quando tu sei impegnato a fare altri progetti. Certo. Questa è esattamente un po' quello che tu dicevi. Bene, allora, nelle tue opere, andiamo alla terza domanda, Francesca, nelle tue opere spesso si ha la sensazione che tu segua un filo rosso, che ci sia un filo rosso che unisce tutta la narrazione. Ti chiedo fino a che punto è volontario o se ti viene tutto così naturale? Domanda da due. Allora, un filo rosso, diciamo che io sono molto affascinata, come credo tutti gli scrittori un po' lo dovrebbero essere, da quelli che sono i contrasti e per contrasto dalle similitudini. Un po' hanno già accennato mentre parlavo prima, però appunto sì, questo libro e tutti i miei libri sono un po' pieni di contrasti e di similitudini. Dobbiamo per forza parlare per concetti, perché appunto i fatti, che sono quelli principali, la trama, tutte le vicende che si susseguono in questo libro, non si possono spoilerare. Però appunto, andando per concetti, diciamo appunto, ci sono tanti contrasti, sì, tra le varie personalità, non soltanto Bianca è l'amica psicologa con conoscenze criminologiche diversissime nelle manifestazioni esteriori, però appunto che vengono forse da un passato similare, con cicatrici comuni, diversissimi gli stili, anche se in qualche modo poi trovano un'armonia, di Bianca e di Parenti, che è un anziano cronista che il vecchio direttore affianca a Bianca nell'indagine, saccente, borioso, che mette in soggezione la più giovane appunto inesperta Bianca, e il direttore Sornione se la ride sotto i baffi di come si punzecchiano e battibeccano i suoi cronisti e di come evolve il loro rapporto nel corso della narrazione. E poi diversi ad esempio i modi di amare delle tre donne coinvolte, Tiziana, Bianca, Viola, che le loro vicende personali comunque si intrecciano alla narrazione e viaggiano in parallelo a quelle che sono le indagini sulla morte di cui si parla. Poi tante similitudini legano l'atteggiamento ad esempio di legali, di giornalisti, degli investigatori, appunto proprio per la pienezza di sé, per il loro modo di essere anche prime donne, anche se qualcuno poi alla fine dovrà rimettersi in discussione, fare i conti con se stesso, accettare anche di essere fallibile. E poi similitudini e anche contrasti nell'atteggiamento e nel modo, nelle personalità dei vari investigatori che la questura mette in campo per risolvere appunto gli enigmi che via via si pongono. Sai cosa, Francesca, mentre parlavi e mentre così accennavi giustamente, come dire, in maniera molto leggera alla trama e ai personaggi, vedevo magari tanti amici e tante amiche, perché un romanzo, non lo so, poi ora ti chiedo a che pubblico si rivolge, ma tanti amici e tante amiche che magari sotto la tenda o sotto l'ombrellone possono essere così, passare l'estate leggendo un giallo. Si usa ancora leggere i gialli? I gialli vanno di modissima. Ecco, e quindi, cioè, giusto, sì. Tu l'hai fatto un pochino, magari l'hai fatto anche uscire in questo momento, diciamo, dai, è un romanzo che si presta, diciamo, sì, alla lettura Sotto l'ombrellone, è un classico, insomma. Sì, sì. Meglio un buon giallo, un buon libro, sempre meglio la carta stampata che quegli oggetti terribili che ci ammorbano il cervello e che si chiamano telefonini. Bene, allora procedo con la prossima domanda e chiedo a Francesca Venezia a che pubblico si rivolge Rosso Vergogna, domanda da uno.
Allora, Rosso Vergogna, diciamo che in generale il mercato editoriale credo che si fondi fondamentalmente su un pubblico di lettrici in maggior parte. Rosso Vergogna può essere adatto sia a un pubblico di lettori che di lettrici, nel senso che ci sono due piani, quello dei fatti, appunto, come dicevo, quindi la trama, la vicenda, i vari filoni di indagini, i vari sospettati, tutti i colpi di scena che si sviluppano, che sono appunto più adatti a un pubblico forse più maschile, più pragmatico, che può rimanere più attaccato da questo genere di narrazione. E poi invece ci sono tutte le digressioni sul passato, le vicende personali dei personaggi con tutti i loro risvolti psicologici, che possono agganciare di più un pubblico femminile. Infatti è un romanzo d'evasione, perché un giallo questo deve essere, portare lontano da sé, però quella che è la narrazione anche sull'animo dei personaggi, che riesce anche magari a fare empatizzare il lettore con i personaggi, può agganciare anche di più un pubblico femminile, può permettere a chi lo desidera anche di indagare un po' su se stesso. E diciamo, è un romanzo, Rosso Vergogna, che parla sia alla mente sia al cuore, sì. Possiamo dire così. L'idea allora, era quella. Bene, allora io invece voglio tornare a un altro romanzo di Francesca Venezia, che è stato il suo esordio editoriale, ovvero In bilico, e ecco, lo mostro adesso più nel dettaglio, grazie alla telecamera del nostro prezioso Giacomo Mucci, con la complicità di Alessandro Giusti in regia. Questa è la copertina della prima opera di Francesca Venezia. C'era questa foto bellissima che, se non ricordo male, avevi proprio scattato tu, sì. Francesca, a Londra, dico bene? A Londra, che esatto. memoria. E che è questa foto bellissima, che sembra di queste due persone, sembra di conoscerle, no? Sembra di entrare nella loro storia. Questo è un romanzo veramente delizioso, è stata la tua prima opera. E allora ti chiedo, Francesca, In bilico era un genere diverso, una narrativa più classica, tema psicologico-sentimentale, come si è arrivata al giallo? Domanda da tre. Allora, intanto perché parto dall'inizio, scrivere per me ha sempre significato, diciamo, chiudere i cerchi, far quadrare i conti. Questo sin da quando scrivere voleva semplicemente dire scrivere i temi a scuola quando ero bambina. E quindi appunto l'idea era quella di dipanare la lebbia mentale, riordinare le idee, selezionarle, eliminare il superfluo e arrivare un po' al succo della questione. Quindi un processo, diciamo, che sembra molto razionale raccontato così, e in parte sicuramente lo era e lo è. Però la scrittura per me è sempre stata anche un po' magia, perché funzionava che quando io appoggiavo la punta della penna sul foglio protocollo all'epoca, o comunque sulla carta, non sapevo assolutamente dove sarei andata a finire. Cioè, sapevo da dove iniziare, non sapevo dove sarei andata. Invece, quasi per magia, veramente, la penna mi portava a inventare, a creare una narrazione di senso compiuto, che poi appunto portava a un finale che riusciva a far quadrare, a far chiudere il cerchio che avevo aperto con l'incipit iniziale, appunto dall'idea di partenza. E quindi ho deciso di cimentarmi, un po' perché il giallo va di moda e un po' proprio perché è anche il genere in cui probabilmente più di tutto è necessario, è importante, fondamentale che tutti gli elementi messi in campo si incastrino alla perfezione con gli altri per dare origine ad una trama e ad un intreccio che siano il più possibile credibili e coerenti. Quindi questo è stato l'idea. In realtà, anche se si tratta di un giallo, un po' noir, c'è qualche sfumatura che ricorda un po' anche In bilico, di legame con In bilico, perché c'è anche qualche sfumatura infatti, di rosa. Era perché proprio appunto, quello che volevo sottolineare. Esattamente, perché come dicevo prima, appunto accanto alle indagini che vanno avanti, si intreccia anche la vita personale dei personaggi, quindi ci sono i loro vissuti personali, ci sono intricate vicende personali che vengono fuori durante le indagini, e quindi c'è anche un po' di rosa in più. Sai cosa, Francesca, poi ti lascio terminare, ma devo dire, tu sei una giovanissima scrittrice, no, è così, magari. È così, sei una giovanissima scrittrice e sei alla seconda opera. Ecco, se alla prima opera in qualche modo si intravedeva un modo di scrittura, adesso con il raffronto con il secondo romanzo, ancorché di un genere differente, ma si riconosce la penna, quindi questo potrebbe voler dire che magari
poi magari parliamo di futuro. Termina pure. Va bene. No, niente, dicevo appunto che similitudini ci sono, perché anche ad esempio in Bilico c'erano più narratori, ognuno raccontava dal proprio punto di vista la stessa vicenda. Qui c'è un solo narratore onnisciente che però privilegia il punto di vista di alcuni dei personaggi, e anche qui si riesce a mettere in luce appunto la diversità di punti di vista sulle stesse situazioni. Allora, andiamo ancora più indietro. Come sei arrivata alla scrittura di romanzi? Partendo, lo abbiamo detto, sicuramente dal giornalismo e da una passione comunque per la scrittura che immagino, come dire, affondi le radici nella tua adolescenza, ma ce lo puoi raccontare per favore in 2 minuti. Ok, allora, scrivere, la passione di scrivere nasce da quando ero bambina e nasce dalla passione per la lettura in primis, quindi nelle mie estati da 20 libri letti di quando ero già alle elementari, se chi mi chiedeva all'epoca la domanda usava cosa vuoi fare da grande, ecco, io dicevo che volevo scrivere libri, ecco, magari ero un po' fuori moda, perché all'epoca si diceva la maestra, la ballerina andavano per la maggiore, ora forse sì, c'era, si sarebbe Ambra più... con l'archetto, sì, ma esatto, non era roba... Anche prima. Ora forse si direbbe l'influencer, la verità non lo so. C'ho l'influenza, ecco, comunque, no, è un'altra cosa. Per me il sogno era quello di scrivere libri, poi è successo, non lo so, mi sono un po' persa per strada, un vuoto di memoria, comunque appunto mi sono in qualche modo occupata di scrittura facendo la giornalista per tanti anni, televisiva, diciamo di scrittura e di comunicazione, mi sono affezionata anche ad altri modi di comunicare attraverso appunto le immagini, perché lavoravamo in televisione, e poi quando ho cambiato del tutto mestiere facendo una libera professione completamente diversa e molto meno creativa, diciamo che le immagini, l'amore per le immagini è rimasto, perché mi sono appassionata di fotografia, e che ho fatto? Ho unito la vecchia passione, quella della scrittura, con quella nuova della fotografia, e da lì è nato appunto In Bilico, che si ispirava appunto a una storia ispirata ad una mia fotografia, che era appunto diventata l'immagine di copertina del libro. Quindi con In Bilico, diciamo, ho tirato fuori il sogno dal cassetto. Certo. Forse grazie anche, diciamo, a una crisi personale, momento molto difficile che rischiava un po' di farmi perdere me stessa, e quindi ho deciso invece di riavvicinarmi a me stessa e di recuperare anche le vecchie passioni a cui avevo dato poca fiducia, e adesso invece provo a dargliela. Mi sembra tu faccia molto bene. Ti chiedo proprio in 5 secondi, quando tu scattasti questa foto, poi faccio i complimenti anche all'altra copertina, ma questa devo dire ci sono proprio molto affezionato, l'attimo in cui l'hai scattata, ma ti sei accorta di quello che facevi? No. Hai capito che era qualcosa... No, assolutamente, però poi quando tutti riguardavano quella foto piaceva a tutti, e vedevano nel legame tra queste due persone qualcosa sì, di magnetico, è proprio bella. Va bene, allora, altra domanda, che il tempo scorre inesorabile, come si direbbe, a cosa ti ispiri nella scrittura? Domanda da 3. Allora, cosa mi ispiro? Non credo forse di poter parlare proprio di fonti di ispirazione, nel senso che anche volendo non riuscirei a imitare uno stile o un certo tipo di linguaggio. Diciamo che a volte mi trovo ad invidiare, di un'invidia buona, però insomma, una certa capacità descrittiva, oppure appunto la coerenza, la creatività di una trama, di un intreccio. Posso dire senz'altro, e posso citare magari i nomi di alcune scrittrici sostanzialmente italiane, in particolar modo, a cui mi sento magari affine come sensibilità, a cui mi sento affine come sensibilità per i personaggi che mettono in campo, per le nevrosi che raccontano, per il loro modo di leggere l'amore, il dolore e i sentimenti in generale. Ad esempio una è Margaret Mazzantini, senz'altro, di lei amo grande penna, assolutamente, la capacità proprio di suscitare delle emozioni contrastanti, di creare dei personaggi in cui a me almeno risulta facilissimo immedesimarmi, e quindi appunto anche che mi aiuta a indagare su me stessa mentre leggo. E infatti anche da autrice, diciamo che quello che più apprezzo è quando un lettore mi dice che che ha empatizzato con i personaggi, che quindi si è rivisto e immedesimato nei personaggi che racconto, e questo credo che dovrebbe fare un autore, cioè andare a setacciare un po' nell'animo umano, e quindi raccogliere i dettagli, le emozioni, i sentimenti, e cercare di rimetterle su carta, di farle rivivere non solo sul foglio ma anche nell'animo di chi legge. E quindi appunto nella Mazzantini, come in altre autrici tipo la Gamberale, la Daria Bignardi, Viola Ardone, Viola Di Grado, la Giulia Caminito, Rosella Postorino, di tutte loro amo come creano i personaggi, quindi appunto le cicatrici dei personaggi, le fragilità
le imperfezioni dei personaggi, i dolori a volte anche repressi ma che restano comunque sulla pelle e che sono capaci di influenzare le scelte e il destino. Ecco, sono molto affascinata dalle crepe su cui ricostruire e ricostruirsi per diventare anche più preziosi e dai contrasti, come dicevo prima, quindi dall'avvicinare mondi lontani per far rendere conto che in realtà sono molto meno lontani di quanto potevano sembrare all'apparenza. E poi mi piace la capacità di queste autrici di raccontare il dolore più cupo, le violenze più sordide e tutti i generi d'amore, l'amori malati, perversi, sbagliati, quelli viscerali e il modo che hanno di cercare una strada, una ragione per affermarsi oppure per finire, per stopparsi, insomma. E appunto quello che a cui miro è un tipo di scrittura simile a queste autrici che ho citato, una scrittura diciamo spalancata, insomma, che non si difende, almeno sulla carta. A me piace moltissimo la penna di Francesca Venezia e amo ancora di più come racconta la sua letteratura al pubblico a casa, e sono certo che è un messaggio che arriva diretto a tutti. Quanto c'è di autobiografico, Francesca? Un minuto. Anche qui per contrasti molto e quasi nulla, nel senso quasi nulla nella trama, perché le trame di entrambi i libri sono assolutamente frutto di fantasia, molto nel modo di sentire dei personaggi. In Bilico appunto c'era un pizzico di me in tutti i personaggi che poi si facevano narratori, anche in quelli più antipatici, c'era una piccola parte di me che magari veniva resa più importante nella personalità di un certo personaggio. In Rosso Vergogna diciamo che c'è molto di me nella caratterizzazione di un personaggio, però nessun personaggio è me, l'evoluzione, la storia poi va a finire anche molto lontano da quella che è la fonte di ispirazione. E allora invito tutti a leggere Rosso Vergogna e a cercare di capire, fate un pochino la caccia a Francesca Venezia tra i personaggi, chi la conosce bene e chi le vuole molto bene, come per esempio il sottoscritto, è un po' avvantaggiato, però insomma tutti possono provare a rintracciarla. Francesca, l'ultimo flash, l'ultima manciata di secondi dedicata ai tuoi prossimi progetti. Allora, a parte le presentazioni del libro che si saranno numerose nel mese di giugno, poi appunto sto scrivendo il terzo libro che sono anche a buon punto perché mi manca la parte finale e poi da fare una revisione generale, ma insomma sono a buon punto. Anche qui un mondo di contrasti, due personaggi principali, un uomo e una donna che portano lo stesso nome, un nome femminile che però il padre ha affibbiato anche all'ultimo figlio maschio nella speranza appunto che fosse una femmina, lei che non ha paura di niente, lui che ha paura di tutto, quindi diversissimi però appunto proprio simili nel loro estremo, quindi entrambi per particolarità diverse però incapaci di socializzare, di inserirsi nella società, e per questo appunto si agganciano oltre al nome comune che li farà conoscere. E poi appunto questo terzo libro, per caso, perché non l'ho scelto, però si svolge a Firenze come Rosso Vergogna, la trama finirà a Londra come in Bilico. Allora, io vi ricordo ancora, appunto, appena pubblicato e lo trovate in libreria, Rosso Vergogna di Francesca Venezia. Devo dire, con questa deliziosa copertina dove c'è quest'opera che io non, per ignoranza non conosco, che cos'è? Di chi è? Sai, mi cogli impreparato. Bene, però è un bellissimo cuore che una donna custodisce, e quindi custodiamo il nostro cuore, leggiamo. Abbandoniamo i telefonini, abbandoniamo i tablet e tutte quelle cose, sotto l'ombrellone, sotto la tenda o dove ci pare durante l'estate, leggiamo un bel romanzo, e io vi consiglio Rosso Vergogna di Francesca Venezia, che ringrazio veramente di cuore per essere stata ospite di Conto alla Rovescia. Grazie, ti aspetto nuovamente, Francesca, ti aspetto in TV, perché la TV ha bisogno di te, e forse anche un pochino tu hai un pochino di nostalgia della TV, e quindi sono felicissimo di aspettarti. Grazie a voi che ci avete seguito, e Conto alla Rovescia torna alla prossima puntata. Arrivederci.